Signore, questo è oro. Può prenderselo. Può prenderselo. Se mi porto in città, se mi dà dell'acqua. È oro. È oro vero. Può tenerselo. Glielo darò l'oro. Può prenderselo. Oh, santo cielo. Povero uomo, povero uomo. Chissà da dove venivi. E George, cosa gli è capitato? Un barbone, sembrerebbe. È morto. E quello cos'è? Oro, così ha detto lui. Voleva darmelo in cambio di un passaggio in città. Oro? Ma che cosa poteva pensare di farci con dell'oro? Ma non lo so, forse era un pazzo. Chiunque lo diventa se cammina nel deserto a quest'ora. Pensa un po'. Me l'ha offerto come se avesse un qualche valore. Beh, sai, credo che una volta fosse un metallo molto pregiato. La gente lo usava come denaro, vero? Sì, certo, ma ormai quasi 100 anni fa, prima di produrlo industrialmente. Appena arriviamo in città, dovremo avvisare la polizia. Questi uomini sono tutti morti come erano vissuti, all'inseguimento di un idolo. E sono morti sotto il sole torrido, sui bagliori della sabbia dorata. E tutto per dei lingotti senza alcun valore. Questa la lezione di stasera, ai confini della realtà. Rod Serling, creator of The Twilight Zone, will tell you about next week's story after this word from our alternate sponsor. And now, Mr. Serling. There are all kinds of wagers and all kinds of odds. From the spin of a roulette wheel to a $2 across the board at a racetrack. But next week on The Twilight Zone, with the aid of Mr. French O'Tone, we tell the story of possibly the strangest bet ever to occur in the annals of chance. Our program is called The Silence. I hope we'll see you then. Here's something that doesn't require any imagination. It's Oasis. If you just took this puff, you'd agree. It's the softest taste of all. Before we meet again, try Oasis for the softest taste of all.